Come faccio a sopportare un capo insopportabile? Come si fa? Condividi questo video perché ti sto per svelare l'arcano. Allora, innanzitutto non ci sono segreti, diciamo, strategie magiche, pillole, informazioni segrete, no. Quindi come fai a sopportare un capo insopportabile? Prova a pensare. Che cos'è che spinge le persone a superare imprese apparentemente insormontabili, insuperabili, grandissime, difficilissime? È il motivo per il quale vale la pena di affrontare e superare quell'impresa. Quindi devi innanzitutto chiederti: perché io devo svegliarmi ogni mattina, ogni giorno lavorativo e andare a sopportare questa persona? Quando il tuo perché è chiaro, ok, iniziamo a fare delle strategie. Allora, perché devo sopportare questo capo? Perché non ho alternative? Perché voglio, questo lavoro mi garantisce la serenità, tra virgolette, che poi non è vero, però magari ti stai illudendo ed è così. Oppure perché magari io sto lavorando con diverse persone che vogliono crearsi un'attività loro per raggiungere, non perché vogliono mettersi in proprio o altro, perché vogliono raggiungere un risultato economico migliore. Vogliono slegare il guadagno dal tempo, il guadagno dal tempo. Quindi magari per loro la motivazione è questa: questo primo lavoro mi serve per autofinanziare la seconda attività e allora va bene. Io sono anche disposto a sopportare un capo che non è sopportabile, ok? Cioè, che è veramente pesante, anche perché se tu non hai la motivazione, ti licenzi da lì, vai da un'altra parte e pensi che ci sarà un capo migliore, la condizione da dipendente o da subordinato, da collaboratore, prevede sempre, soprattutto qui in Italia, che abbiamo per il 99%, 95% una piccola media impresa, ok? Prevede sempre dei capi che non siano proprio idilliaci, cioè che sono accentratori, che ti stanno addosso, che insomma, che non, magari che sono fastidiosi, però anche loro hanno il loro, è il loro ruolo. Tu sei il dipendente, appunto. Se questo è il tuo caso, non lo so. Ad ogni modo, se tu quindi hai ben chiaro il perché devi sopportare questa situazione e ti focalizzi ogni volta che ce l'hai di fronte. Ogni volta che ti sta assillando ti focalizzi. Bene, io devo tenere duro perché tenendo duro ho questo obiettivo. Posso uscire da una situazione che non mi piace, quindi come le persone che sto seguendo io, mi posso autofinanziare l'attività che mi permetterà fra 6 mesi, fra 1 anno di uscire e crearmi una mia attività, oppure sopporto questo perché mi va bene così e mi garantirà la pensione. Uno stipendio in più a casa, non lo so quello che è. Quindi, se tu quando ce l'hai di fronte, al posto che inizi a pensare, ecco, sempre il solito, e adesso ricomincia, boh, allora se parti così ti crei una condizione, uno stato d'animo che è autofrustrante. Quindi, non solo lui è frustrante ascoltarlo, tu aumenti la dose, quindi vivi tutto al peggio. Se invece tu, beh, dici, bene, sta ricominciando. Ma perché io devo ascoltare? Perché questo lavoro mi permette di arrivare qui, uscire da là, raggiungere questo sogno, evitare questa situazione, pagare quella scadenza, finire a pagare un debito e poi dopo non lavoro più o non lo so, quello che ti pare, ok? Mi permette di mandare a scuola i miei figli, ok? Mi permette di pagare i dottori, quello che vuoi tu. Quando tu hai chiaro il motivo, il perché, ti sembrerà meno difficoltoso e lo affronterai, perché cambierai il significato alla situazione. Se invece tu non hai le motivazioni chiare, ti senti in obbligo ogni giorno, diventa sempre più pesante. Una volta ti dice una cosa, una volta te ne dice un'altra, tu ti focalizzi sempre sul problema, non vedi altre soluzioni perché magari reagisci piuttosto che agire e creare un minimo di obiettivo a 6 mesi, 1 anno per crearti una situazione un po' migliore, però questa è una scelta tua, e allora capisci che vivrai tutto al peggio, quindi dipende da te. Allora, poi, questo è un piccolo esempio, ma è chiaro che se tu non hai obiettivi nel lungo periodo, qualsiasi
In qualsiasi situazione tu ti troverai, tu ti focalizzerai sempre sul problema, perché se non è l'obiettivo, se non è chiara la tua motivazione per investire energie, risorse e vivi di inerzia, cioè vivi di inerzia, fare cose normali da fare, scontate da fare, non hai mai una motivazione, non riuscirai mai a ottenere un risultato rilevante, ma è nulla. Poi un'altra cosa, se per esempio tu vuoi ottenere di più della vita, devi allenarti, come ho detto mille volte. Magari se hai visto altri video lo hai capito bene, spero che tu lo stia applicando, devi allenarti a gestire la tensione, lo stress, la pressione. Quindi un altro modo per affrontare al meglio un capo insopportabile, ma altre situazioni che ti generino stress, tensione e via discorrendo, quando arriva quel momento lì, che arriva il capo, che inizia a essere pressante, pesante, bene. Tu lo devi vivere come un momento di allenamento. Questo è un miglior allenamento, il miglior allenamento che tu possa avere, perché per allenare la gestione dello stress, della tensione, tu devi ricreare quelle condizioni. Creando quelle condizioni, vivendole come allenamento, tu vai ad allenare il momento di stress e di tensione. Non c'è un dono più importante e più bello se tu lo sai sfruttare. Quindi tu imparerai se ogni volta che ti si mette di fronte diventa insopportabile, tu al posto che dire ecco, ricomincia con la solita storia, dici bene, ecco il momento in cui io alleno la tensione, lo stress e lo devo ascoltare in modo attivo senza creare nuove discordie, senza dargli un motivo per il quale litigare, lo ascolto, faccio il mio ruolo, quello che mi viene chiesto, non faccio né di più né di meno, però io mi alleno a gestire questo momento. Quindi vivrai tutto al meglio, anzi, non solo vivrai al meglio quella situazione, ma sarai anche, la domenica, sarai anche allenato a gestire lo stress. Quindi non solo vivi quella situazione non in modo frustrante, ma crei un vantaggio competitivo. Te lo crei tu, ti alleni tu, perché se non lo fai tu, nessuno lo farà per te. Fate tesoro di quello che vi sto dicendo, perché queste cose che io vi sto dicendo le avrete nei corsi, in corsi che costano tanto, ok? Quindi fate tesoro, non vi dico, ve ne do una per video, ok? Quindi ascoltate, mettete in pratica, condividete, ma soprattutto mettete in pratica quotidianamente, perché se no non ci sarà nessuna pillolina magica, nessuna strategia magica, ma c'è impegno, sacrificio e perseveranza con le azioni giuste e mirate. Quindi se vuoi maggiori informazioni clicca nel link, vieni al corso e ci vediamo. O da questa parte o dall'altra. Ciao!